Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale un nuovo prodotto che è questo, questo ed eccolo qua. Lo so, vi state domandando cos'è questo prodotto. È un proiettore laser stellare e non solo, ma prima di andarlo a vedere da vicino e di spiegarvi esattamente cosa fa e di farvi vedere cosa è in grado di fare, andiamo a vedere cosa troviamo nella confezione. Nella confezione, che è proprio molto molto minima e soprattutto molto economica, è proprio cartone quello base, abbiamo una spugnetta protettiva, anche questa veramente tutto molto economico per quanto riguarda l'imballaggio, ma però molto protetto quello che è comunque il dispositivo. Troviamo il manuale di istruzioni in inglese che ci spiega tutti i tasti del dispositivo e del suo telecomando e di cosa è in grado di fare appunto ogni singolo tasto. Poi abbiamo un cavetto per fare funzionare il nostro proiettore stellare, dove abbiamo una presa micro USB e da questa parte una presa USB. Poi abbiamo un telecomando che ci darà un sacco di funzioni in più rispetto a quello che è in grado di fare il proiettore da solo, ed infine abbiamo lui, il proiettore stellare. Ecco, questo è tutto quello che abbiamo nella confezione quando vi arriva. È un prodotto economico, vi lascio qua sotto il link in descrizione. È un prodotto della Casewing, che vende direttamente questi proiettori stellari sia da interno che proiettori da esterno. Sono proiettori laser che ci danno delle atmosfere molto particolari per varie situazioni. Come vi ho detto, questo prodotto è un prodotto economico, costa circa 40 euro, vi lascio come vi ho detto il link qua sotto in descrizione, e ci permette appunto di ricreare sul soffitto, sulle pareti, degli effetti secondo me davvero accattivanti. Ma adesso guardiamolo da vicino e poi ve lo spiego meglio. Sulla parte frontale abbiamo il tasto d'accensione, che messo su auto ovviamente gestisce quello che sono le luci laser e quello che va in grado di riprodurre, e se invece andiamo a metterlo su sound, quello che è il movimento dei laser sarà in base alla nostra voce o addirittura alla musica. Perché alla musica? Perché lui, come vedete qua sotto, ha un altoparlante, quindi è in grado di riprodurre dalla presa USB che abbiamo qua frontale le musiche in MP3, o addirittura è possibile andare a collegarlo tramite Bluetooth al nostro smartphone, quindi riprodurre la musica del nostro smartphone, del nostro PC, qualsiasi cosa appunto trasmetta in Bluetooth, la musica uscirà da questo dispositivo. Poi qua abbiamo i tasti per andare a creare le composizioni di luci, che poi vedremo dopo quando andremo a provarlo. Poi qua abbiamo play mode, che è la funzione appunto se vogliamo far partire o meno la musica dalla chiavetta USB, e qua abbiamo i due tasti che ci permettono di passare da una canzone all'altra, e qua abbiamo la presa micro USB per l'alimentazione. Lui ovviamente funziona con qualsiasi alimentatore dello smartphone, quindi qualsiasi alimentatore è in grado di far funzionare questo dispositivo, anche un power bank, quindi non dobbiamo per forza collegarlo ad una rete elettrica, possiamo collegarlo direttamente al power bank. Questo è tutto quello che ha a livello di tasti e funzioni, mentre sopra abbiamo quello che è la parte più interessante. Abbiamo tre laser, qua abbiamo un laser che creerà un determinato effetto, qua un altro, qua abbiamo il laser che crea l'immagine che poi vi farò vedere, che in questo caso è una luna con le nuvole, e qua abbiamo questa mezza sfera poligonale che è in grado di creare appunto degli effetti a onde, dove è possibile anche andare a modificare i suoi colori. Quindi questo è tutto quello che è questo dispositivo della Casewing, questo proiettore stellare, dove a livello di dimensione e compattezza è davvero interessante appunto per la sua trasportabilità, per la sua leggerezza. È davvero un prodotto comunque economico, ma davvero affascinante. I laser sono laser che usano una bassissima potenza, quindi non fanno male agli occhi, nemmeno ai bambini o agli animali, perché usando appunto una bassa potenza di laser questo non va a danneggiare appunto il nostro occhio. E poi ovviamente, essendo un laser, più si sta lontani dalla superficie, che dove si vuole andare a creare appunto l'ambientazione e gli effetti che andremo a vedere dopo, più sarà ampia la superficie con gli effetti. Lui è in grado addirittura, se si sta
molto lontani di creare una superficie di 7 metri per 7, quindi tanta roba dal punto di vista dell'impatto visivo. Secondo me lui è adatto per atmosfere di relax o anche in una camera di un bambino o anche in una camera di un adulto che vuole rilassarsi o in sala mentre si guarda la televisione, in un'area gioco, o andare a muovere gli effetti a ritmo di musica utilizzando il suo altoparlante o utilizzando magari anche delle casse esterne, perché magari si vuole fare una festa con la musica alta, il suo microfono ovviamente va a percepire la musica e a gestire appunto gli effetti in base al ritmo. Quindi abbiamo tante possibilità per un prodotto che, come vi ho detto, costa circa 40 euro. Quindi questo è quello che è in grado di fare lui. Ma poi arriviamo a lui, il suo telecomando. Il suo telecomando è interessante perché ci permette di avere più regolazioni, cioè le funzioni che ha diciamo di base è in grado di farle da solo con i suoi tasti frontali, però abbiamo qua nel suo telecomando più regolazioni di colore, quindi con questi tasti andare ad attivare determinati colori, andare a toglierli, possiamo far passare i colori che vanno a sfumare da un colore all'altro, possiamo andare ad attivare quello che sono i due laser, quindi le stelle, i puntini rossi che poi vi faccio vedere dopo per farvi capire appunto cosa intendo. Possiamo anche andare a aumentare la velocità del movimento di questi effetti e possiamo andare anche a aumentare o diminuire quello che è l'intensità di luce che vogliamo sulla nostra superficie. Quindi abbiamo molte funzioni in più se utilizziamo il suo telecomando, però ovviamente è possibile utilizzarlo anche da solo, però il telecomando tanto è incluso in confezione, quindi non vedo dove è il problema nell'utilizzare il suo telecomando. Detto tutto questo, direi che però per farvi capire bene come funziona e cosa è in grado di fare bisogna andare a provarlo. Quindi andiamo in una stanza, chiudiamo tutto e vediamo l'effetto che è in grado di fare una volta che accendiamo questo proiettore stellato della K-Swing. Andiamo. Ok, ci siamo. Dietro a questa porta c'è il proiettore pronto che sta già proiettando sul soffitto, perché come vi ho detto ci vuole una stanza buia e un soffitto anche un po' ampio per avere la massima resa, quindi ho dovuto ovviamente lasciare lo studio e venire qui. Quindi adesso entriamo e vi faccio vedere in azione il proiettore stellato. Andiamo! Ecco qua il proiettore stellato. Questo è quello che vedete con attivato alcuni degli effetti, non sono tutti attivati. Adesso vi faccio vedere cosa è in grado di fare oltre a questo e come modificare quello che state vedendo. Guardate quanto è ampio sul soffitto quello che è in grado appunto di andare a illuminare, quanta superficie. Come vi ho detto, dipende appunto molto dalla distanza che avete dalla superficie da andare a illuminare. Quello che vedete in mezzo, la luna con le nuvole, è la figura che rimane diciamo standard, quella la si può togliere o mettere, ma quella è sempre quel tipo di figura. Quello che potremmo andare a modificare sono tutte quelle onde che si muovono, i colori di queste onde, e andare ad aggiungere delle altri effetti laser. Allora, iniziamo con aggiungere gli altri effetti laser. Possiamo andare ad aggiungere questi, che sono delle stelline verdi, vedete che si accendono e si spengono, e dei puntini rossi. Possiamo però anche andare ad eliminare qualcosa di queste due funzioni che abbiamo attivato, quindi possiamo andare a togliere i puntini rossi e lasciare solo le stelline verdi. Guardate che effetto pazzesco che fanno, perché comunque si accendono, si spengono, sembra proprio un cielo stellato. O andare ad attivare solo i puntini rossi e togliere le stelline, o andare a togliere tutto o mettere tutti e due insieme. Poi possiamo andare a modificare i colori di queste onde che state vedendo, quindi vedete, posso andare ad aggiungere il rosso o togliere il rosso o lasciare il rosso e andare a togliere un altro colore. Qua adesso abbiamo i colori della bandiera italiana, vado a rimettere un po' di blu o a toglierlo e a togliere qualcos'altro, quindi ho tolto il bianco ma posso andare a mettere il bianco, togliere il verde e lasciare rosso e bianco, o se voglio vado a togliere anche il rosso e guardate l'effetto se lascio solo il bianco, è pazzesco. Poi possiamo andare a modificare quello che è la velocità di queste onde, posso andare a bloccarle, quindi fisse, o posso andarle a farle muovere molto più lentamente, guardate adesso come si muovono lentamente, o un pochino più veloci in base alla situazione.
o in base alla resa che noi vogliamo avere dal punto di vista ottico. Ovviamente tutto questo è soggettivo e ognuno va a regolare i colori e le velocità in base a quello che pensa sia il suo momento di relax, o il suo momento di divertimento o qualsiasi altra cosa. Poi, allora andiamo a riattivare un po' di colori. Guardate che bello se metto il blu col bianco, l'effetto è sicuramente pazzesco. Poi possiamo andare a cliccare quest'altro piccolo tasto che va a creare dei movimenti passando di colore in colore in maniera delicata. Vedete che passa al verde, prima era rosso, adesso dal verde passerà a un altro colore, andando a sfumare. Arriva nel blu e per poi arrivare al bianco. Quindi abbiamo anche questa possibilità. E un'altra cosa che possiamo andare a regolare è che la luminosità è di questi laser, quindi possiamo avere più luce o avere pochissima luce, appunto, magari per dormire, per rilassarci in maniera totale, si mette meno luce, si fanno andare le onde più piano e tutto crea veramente molto più relax. E poi se vogliamo, possiamo anche andare a togliere queste onde, quindi possiamo andare ad attivare quello che sono i puntini e le stelle e andare a togliere quello che sono le onde. Guardate che bell'effetto questo, o andare a togliere anche solo i puntini rossi, quindi lasciare solo le stelle verdi, o se vogliamo solo i puntini rossi. Guardate che effetto allucinante, o spegnere tutto. Però in un attimo clicchiamo e riaccendiamo tutto. Guardate che effetto pazzesco. Adesso l'ultima cosa che volevo farvi vedere appunto è andare al ritmo di musica con la musica inserita all'interno della sua presa USB, che come abbiamo detto è possibile collegare il telefono tramite Bluetooth o andare ad inserire una chiavetta USB con su dei file MP3. USB driver mode. Perfetto, avete sentito che ha letto la chiavetta e la musica è partita. Vedete che gli effetti adesso vanno a ritmo di musica, possiamo passare alla canzone successiva. Vedete? Fantastico. Questo ovviamente per momenti di relax, se la musica è rilassante, o momenti di divertimento per una festa. Quindi diventa un prodotto dalle mille situazioni e dai molteplici utilizzi. Detto tutto questo, spegniamo tutto, torniamo in studio e tiriamo le conclusioni di questo K-Swing proiettore stellato. Ed eccoci qua tornati in studio. Ragazzi, avete visto che figata che è? Secondo me è davvero affascinante, crea delle emozioni davvero interessanti, è in grado di fare secondo me tante cose per il suo costo, è anche gestito con la sua musica interna, diventa un prodotto divertente. Lo vedo bene anche per chi fa yoga o fa questi esercizi comunque sempre di relax, o in una stanza magari di un bambino piccolo, gli si crea comunque della luce all'interno della stanza che va un po' a ipnotizzare. Perché comunque questi movimenti lenti di questa sorta di onde colorate che si muovono sul soffitto potrebbero aiutarlo ad addormentarsi quando i bambini magari sono piccoli o quando magari hanno paura del buio. È un prodotto sicuramente dai molteplici utilizzi dove ognuno può trovare dove andare a collocarlo e cosa farci, perché comunque è talmente trasportabile e possiamo metterlo ovunque con un power bank senza neanche utilizzare la presa della corrente, diventa davvero multiuso e multipostazione. Quindi ragazzi, come vi ho detto, qua sotto il link in descrizione per acquistarlo. Se questo mio video l'avete trovato utile ed interessante e vi è piaciuto questo prodotto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale. Anche di lui, se arriveranno i coupon sconto, li troverete sia nel mio canale Telegram che qua sotto in descrizione. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video!